contiamo 5, 4, 3, 2, 1, via! Ho visto una mano? Ah, ecco, ho visto una mano? Rifacciamo 5, 4, 3, 2, 1, via! No! Ci vuole tutto, per fare tutto ci vuole sempre.
delle madri. Racconta di come gli animali imparano a cantare e a farsi capire dagli uomini, attraverso la musica, attraverso le canzoni. E sapendo che loro, gli animali, avevano promesso di non cantare più, chiesero aiuto ai bambini, gli regalarono le loro canzoni. E così, una volta all'anno, proprio a Carnevale, i bambini si travestono tutti da animali, chi da elefante, chi da gatto, chi da topo, chi da moscerino, e cantano a squarciagola le canzoni di tutti gli animali del mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Tutto cominciò per colpa di un moscerino. Sì, sì, proprio di un piccolo, minuscolo, insignificante moscerino. Questo piccolo animaletto non sapeva che era vietato, vietatissimo agli animali cantare davanti agli uomini. Ma vanitoso com'era, voleva far sentire quanto era bravo a cantare. E così un bel mattino si fece prima una bella svolazzatina, poi si fermò a mezz'aria in mezzo alle persone, già pronte con la mazza mosche per farlo fritto. E si mise a cantare. Però, che bella voce questo vischero di moscerino! Dicevano tutte le persone, bambini, grandi, nonni, con grande meraviglia. Yeah.
però, perché ci sono tanti uomini buoni, come Noè, come la vostra mamma, il vostro papà, i vostri nonni, le vostre maestre. Ma ormai avevano fatto la promessa di non cantare più questi animali. E così fu. Non è che questa storia, per vedere se il mondo era tornato normale, senza acqua, mandò in giro, indovinate un po' chi? Una piccolissima ape. Perché le api trovano subito il profumo dei fiori. Si sveglia il mondo, guarda che c'è il sole. Si sveglia le mani dentro di te. Apri gli occhi sorridenti, pronta a vedere anche la sua. Yeah.
Thank you.
Chi sono io? Prima. Sapete una cosa? Grazie al diluvio tutto è cambiato. Ma voi sapete che gli elefanti hanno paura dei topi? Polini, bravi. Però nessuno sa perché. Quando sono nato, la mia mamma elefantessa mi ha detto: quando trovi un topolino, devi tremare dalla paura. E io ho sempre fatto così. Vero? È vero. E di qua mi scappo. Yeah.
Sì.